Buonasera agli amici di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova trasmissione di Osservatorio Antimafia. Salutiamo subito la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti. Buonasera a te. Salutiamo anche il nostro assistente alla regia, Ugo. Ciao Ciao Ugo. Buonasera a tutti. Ugo. Diamo il bentrovato anche a Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Sì, buonasera a tutti. E a brevissimo ti daremo la linea per le ultime news e diamo il benvenuto al nostro direttore Giorgio Bongiovanni, direttore di antimafia2000.com. Ciao Giorgio, grazie per essere intervenuto questa sera. Ciao Giorgio. Buonasera e buonasera al dottore e ancora le mie condoglianze per la cara mamma. Grazie Giorgio. Allora Giorgio, tra un po' con te parleremo di antimafia e soprattutto degli eventi che stanno un po' sconvolgendo il mondo dell'antimafia. Mi riferisco naturalmente alle notizie giunte, alle accuse rivolte a Pino Magnaci, il direttore di Teleiato. Ma per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per le ultime news, poi torniamo in studio con te. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, alle 22.02 riprendo la linea qui da Radio Favaro Veneto, Pianeta Oggi TV, la testata giornalistica. Vi do solamente una news per non portare via troppo tempo, che sento che avete un ospite importante. Dunque, una notizia che è pertinente col tema della trasmissione. Tritolo per uccidere il procuratore di Napoli. Il tritolo sequestrato nel Barese qualche giorno fa doveva essere usato dalla camorra per uccidere il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, e quanto ha rivelato un collaboratore di giustizia vicino alla Sacra Corona Unita, originario del napoletano. L'esplosivo letale era nascosto sotto un albero di fronte al cancello della tenuta di un boss di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Secondo le dichiarazioni del pentito, l'attentato sarebbe dovuto avvenire proprio a Gioia del Colle, dove il capo della Procura napoletana abita. Continuerò a fare il mio lavoro al servizio dello Stato fin quando mi sarà richiesto, ha detto così Colangelo. Vi segnalo solamente sulla nostra testata pianetaoggitv.net, al momento è ancora a taglio primo, il quarantennale del terremoto del Friuli. C'è un documento molto importante e suddiviso in più parti. Prossimamente avremo anche delle interviste che abbiamo registrato a Gemona con Gilberto e Paola Cossettini. Alle 22.03 restituisco subito la linea a te, Antonella, per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Grazie Massimo, e qui io e Ugo che si vede poco perché sta sempre lontano, vieni più vicino. Siamo anche in attesa di metterci in contatto con Francesco Lorusso, un imprenditore qui, che vive e opera qui in provincia di Bari. E lui ha una storia molto interessante da raccontare, ma ecco, torniamo al nostro direttore che, come sempre, per il tanto lavoro ha poco tempo, quindi dobbiamo cercare di approfittarne. Dunque, Giorgio, parlavamo appunto delle notizie che sono giunte rispetto alle accuse mosse verso Pino Magnaci. Si parla di estorsione, sono accuse molto pesanti nei confronti del direttore di una piccola emittente locale che però ha il grande merito con le sue inchieste di aver dato via alla messa in luce di quello che era il metodo Saguto, insomma, per quanto riguarda l'assegnazione dei beni confiscati. Una tua opinione, Giorgio, un tuo parere, visto che comunque sei lì in prima linea, quanto può pesare una situazione come questa sul lavoro dell'antimafia? Dunque, intanto noi abbiamo scritto, il mio collega Baldo e io, un editoriale doveroso. Siamo stati anche presenti alla conferenza stampa di Pino Magnaci e dei suoi legali, due avvocati, uno dei quali è molto conosciuto, il dottor Ingroia, che anche noi ci onoriamo di essere amici suoi, ma in questo caso non condividiamo la sua scelta non di difendere legittimamente e doverosamente un imputato. Questo è il lavoro che fa adesso l'avvocato Ingroia, e
sempre come il suo stile, con passione, ma perché si tratta di Pino Maniaci e soprattutto perché i pubblici ministeri, i magistrati che indagano, hanno indagato e stanno indagando su Pino Maniaci sono i suoi colleghi di lavoro, alcuni trentennali, alcuni ventennali, alcuni quasi decennali, cioè i suoi amici di sempre. Quindi già dal mio punto di vista c'è una contrapposizione, oppure nella migliore delle ipotesi dei modi di vedere diversi, ma non è un caso, diciamo, di specifico che riguarda una persona comune, con tutto il rispetto delle persone comuni, senza fare discriminazione. Si tratta di un giornalista molto conosciuto, di un presentatore, del proprietario di una piccola televisione ormai famosa in tutto il mondo, che ha ricevuto riconoscimenti internazionali e nazionali su un tema specifico, la lotta contro la mafia siciliana e le mafie locali del paese di Partinico in provincia di Palermo, cioè Cosa Nostra, l'organizzazione più conosciuta purtroppo al mondo. Quindi quando tu diventi, tra virgolette, per non essere retorico, ma è la parola più giusta di questa, non ce n'è, cioè quando tu diventi paladino di antimafia, anche per il carisma che hai, e migliaia e migliaia di ragazzi, centinaia di migliaia di ragazzi di tutta Italia, sono tuoi, non dico seguaci, ma simpatizzanti, o tu diventi il punto di riferimento di questi studenti che si partono da Trieste e da tutta Italia per venire a Partinico nella televisione Teleiato, ecco, determinate situazioni non te le puoi permettere, determinati sbagli gravi non li puoi fare, e determinate accuse della magistratura, come quella gravissima di estorsione, non è possibile. Quindi cosa penso? L'abbiamo scritto. Noi siamo addolorati, amareggiati di questa gravissima situazione. Abbiamo chiesto a Pino Maniaci una spiegazione, lui l'ha data in conferenza stampa, a nostro giudizio molto deludente. Secondo lui e secondo gli avvocati suoi, l'avvocato Ingroia in particolare, trattasi di un complotto contro di lui, orchestrato dalla procura genericamente, ma non si sa da chi. Quando dici procura, finché non stabilisci il nome e cognome, l'indicazione generica ti porta ad accusare i magistrati in questione, che sono gli amici di Ingroia, gli amici di sempre, magistrati seri, integerrimi. Non è facile stabilire così su due piedi e dire che hanno preso un granchio, una polpetta avvelenata. Sono quelli i magistrati che hanno fatto con lui, istruito con lui il processo trattativa, il processo del secolo, il processo più importante negli ultimi senz'altro 30 anni di mafia. Quindi non è facile stabilire le cose. Quello che sicuramente sappiamo fino ad oggi, a meno che non ci saranno prove contrarie che noi aspettiamo, e quindi siamo pronti a cambiare parere e a dire la verità, come sempre cerchiamo di fare, ma fino ad oggi abbiamo Pino Maniaci intercettato chiaramente dai carabinieri, che prende soldi, miserabili soldi, non sono i milioni di euro delle tangenti, sono spiccioli, 100 euro, 400 euro, e li prende in una situazione molto chiara di richiesta di soldi. La difesa dice che si tratta di una fattura non pagata alla televisione. L'accusa dice invece che si tratta di estorsione.
non tanto nel filmato in quanto tale che abbiamo visto, ma ci sono precedenti intercettazioni o filmati o comunque prove, testimonianze, che Pino Maniaci prende altre due tangenti, chiamiamole così, o comunque soldi, in cambio la richiesta di ammorbidimento di servizi contro i sindaci apparentemente amici dei mafiosi, presunti amici dei mafiosi. Quindi questa è l'estorsione, saranno i giudici a dimostrarlo, mi auguro addirittura, io sono garantista, mi auguro che venga scagionato perché non si riesce a dimostrare il reato, ma che ci sono gli indizi per fare un'indagine. I magistrati hanno fatto benissimo ad aprire un'indagine, se poi viene assolto perché c'era stato un equivoco, l'indagine comunque andava fatta. Poi abbiamo la gravissima intercettazione che entra nella informativa che i carabinieri danno ai magistrati. I magistrati scelgono giustamente di non metterla all'interno del capo d'accusa perché non c'entra con l'estorsione, però la divulgano. A mio giudizio hanno fatto bene, secondo gli avvocati hanno fatto male. Dimostra che vogliono infangare Maniaci, ma vogliono infangare Maniaci o non vogliono infangare Maniaci, non lo so. So che Maniaci dice alla sua amica del cuore, non so, a me non mi interessano i rapporti privati di Maniaci, amica del cuore che non è la moglie, dice: i cani me li ha ammazzati tuo marito, sono stati uccisi, io lo ammazzo, io lo faccio fuori, questo. Aggettivi, parolacce, non è un Maniaci che sta recitando, come gli dice lui, che si stava vantando, che lo stava facendo per un suo tornaconto, tra l'altro squallido, anche se fosse tornaconto, è squallido. Certo, è una conversazione privata, non è pubblica, uno in privato può dire tutte le cose che vuole, può dire alla sua moglie, l'amica, fidanzata, amante che sia, quello che gli pare, perché non è tenuto né a dire la verità, e né a far sapere gli affari suoi a noi ascoltatori. Ormai tutta l'Italia ha ascoltato queste intercettazioni. Ma siccome sono delle intercettazioni all'interno di un'indagine doverosa, Pino Maniaci si serve di questa condizione privata, che deve essere rispettata, condivisa o no, ma è privata, ma si serve purtroppo miserabilmente di questa condizione privata per sfruttarla e farla diventare una condizione pubblica. Quindi coinvolgendo suo malgrado noi, cittadini, i telespettatori, le istituzioni e tutte quelle migliaia e migliaia di persone, compreso me, che hanno dato a lui solidarietà. Cioè lui imputa alla mafia l'uccisione dei cani e l'incendio della propria macchina. Allora, nel momento in cui tu scegli di fare pubblica, ma trasformandola in forma mistificatoria e dicendo il falso, una vicenda privata, non puoi più dire: è una situazione mia personale, a voi non ve ne frega niente. A noi ce ne frega perché tu hai trasformato la tua vicenda intima privata in una vicenda pubblica, mentendo. Ora tu puoi dire tutto quello che vuoi alla tua amica, a tua sorella, a tua moglie, alla tua amante, ma non puoi mentire coinvolgendo noi, facendoci credere a noi che quella è la mafia che ti vuole fare danno, quando invece tu non lo pensi. La difesa di Maniaci dice: no, io l'ho fatto apposta per rendermi di fronte a questa donna importante, far emergere la mia potenza sessuale, la mia potenza personale, e ho ingrandito questa cosa. Ma io di fatto ho fatto denuncia contro ignoti perché pensavo che fosse la mafia. Antimafia 2000 ha indagato e può dimostrare che la denuncia non è stata fatta solo contro ignoti, ma la denuncia è stata fatta anche contro il marito della donna in questione. Ecco, ho fatto un piccolo esempio senza dilungarmi. Ti
ci sono delle menzogne e delle risposte che Pino Mania non ha dato, ha dato delle risposte non soddisfacenti e quindi il giudizio di Antimafia 2000 su Pino Maniaci è spietato, colpevole e deve cambiare strada, deve ritirarsi dalla lotta alla mafia e comunque dare la possibilità a quei ragazzi di Delejato di andare avanti chiedendo scusa. Purtroppo la conferenza stampa è di attacco, ha diritto di farlo, la legge glielo consente di anche mentire e di attaccare, di contrattaccare per difendersi. I giudici stabiliranno se Pino Maniaci è convincente. Antimafia 2000 non ha bisogno di nessun giudice per stabilire che Pino purtroppo non è degno di fare la lotta alla mafia per il momento. Se chiede scusa, come avrei fatto io, tutti gli uomini possiamo sbagliare, tutti gli uomini siamo deboli, tutti gli uomini possiamo scivolare e dire ho sbagliato. Mi sono gonfiato come un pollo, ho mentito, ho sfruttato la situazione per ingigantire la mia fama e fare la lotta alla mafia, cercando di acquisire punteggio pur di attaccare i mafiosi. Io l'avrei perdonato, tanti no, ma avrebbe avuto molti punti per poter ritornare. Anche il ladrone sulla croce, disse: ho sbagliato, voglio tornare con te, Cristo, dammi una possibilità. L'altro ha mandato a quel paese Cristo. Il ladrone disse: no, io ci credo, io ti credo. Sono un assassino, ma voglio cambiare. Quello aveva ammazzato un sacco di gente. In fondo Pino Maniaci non ha ucciso nessuno, non ha fatto nessun delitto. Ha sbagliato, lo doveva dire, ho sbagliato. E allora penso che sarebbe ancora tra di noi. Siccome dice non solo che non ha sbagliato, ma che tutti noi siamo un branco di cretini, che non abbiamo capito che lui è sotto complotto, per me ormai questa questione è chiusa e mi sembra di averlo detto a Radio Saius chiaramente in forma netta, senza nessuna smentita e senza nessuna ambiguità, la mia e la nostra posizione. Giorgio, non credi che questo signore sia stato fortunato nell'essere tutelato, seguito, difeso dal dottor avvocato Ingroia, che comunque rimane sempre un amante della verità? Ma questa volta io non so perché, veramente non lo so. Ho parlato con il dottor Ingroia personalmente, ho questa grande fortuna di conoscerlo da tanti anni, ho espresso la nostra posizione, lui ha espresso la sua, lui è convinto che la verità sta dall'altra parte. Purtroppo penso che il dottor Ingroia avrà dimostrazione dai magistrati che si sta sbagliando e che il suo cliente sarà condannato. Se non sarà condannato in un processo, sarà condannato dalla vita e dalle ulteriori prove che acquisiranno e che stanno acquisendo i suoi ex colleghi. E lui dovrà pur comunque ricredersi, perlomeno me lo auguro. Giorgio, penso che purtroppo il tempo a nostra disposizione con te sia già finito, vero? Sì, posso rispondere a un'ulteriore domanda di 5 Ah, minuti? ok. Questo è un periodo abbastanza particolare, quello che stiamo vivendo in questo momento. È giunta questa notizia che ha un po' sconvolto tutti. Vabbè, cioè per questo hanno attaccato anche me il foglio in prima È quello parte. che stavo appunto per dirti, Giorgio. È No, no, esattamente io questo. sono onorato che il foglio dica è rimasto solo Bon Giovanni con instancabile, con la sua immutata credibilità. Lo dice sfottendo, lo dice prendendomi in giro, si attacca agli UFO, a Gesù Cristo, alla Madonna e alle stimmate perché non sa dove Non c'è potermi attaccare. altro. Perché non sa dove attaccarmi, perché io non chiedo soldi ai sindaci, non chiedo soldi allo Stato, anzi io non voglio i soldi dello Stato. Se lo Stato viene col piatto d'argento e mi dice ti do 100.000 euro per Antimafia 2000, io rovescio il piatto dello Stato nel gabinetto, scusate la parola, perché io soldi dallo Stato non ne voglio.
sebbene ho un grande rispetto delle istituzioni, per me Di Matteo è lo Stato, per me i magistrati che rischiano la vita sono lo Stato, i sindaci in prima linea sono lo Stato, ma lo Stato mafia purtroppo è quello che controlla in questo momento il nostro paese. Io non ne voglio soldi, io prendo soldi dai privati, dalle persone come voi che mi fanno una donazione e so da dove vengono, ho l'orgoglio di dire i cittadini mi hanno finanziato, i miei amici, i miei fratelli spirituali mi hanno finanziato per fare la lotta contro la mafia. E sono onorato, sono orgoglioso e lo grido nel dire che voi nel senso generico, voi amici e cittadini mi date i soldi per fare viaggi e lavorare e scrivere articoli, fare ricerca, intervistare collaboratori di giustizia, insomma fare tutto quello che faccio. Quindi dove si attacca? Si attacca sulla mia vita personale, che tra l'altro sono onorato di vivere. Io sono onorato di essere stigmatizzato, io sono onorato di parlare con gli UFO, anche se mi credono matto. Però nel merito, hanno poco da dire, anzi nulla. Ma difatti l'attacco che ti hai rivolto non ha nessun carattere professionale e giornalistico, si tenta naturalmente di screditare l'azione svolta da te e da tutta la redazione di Antimafia 2000, semplicemente palesando una Ma sorta di... io, siccome tu sai, Antonella, che sono un provocatore, io sono come quei gay, quei finocchi agli inizi, come Pasolini all'inizio degli anni 70, che erano visti come la peste. Adesso i gay, grazie a Dio, sono riconosciuti, rispettati, anche se c'è ancora qualche discriminazione. Io sono come quei negri dell'Africa negli anni 60 che erano neri. Non potevano parlare di niente, dovevano sedersi negli ultimi posti oppure cambiare autobus negli Stati Uniti d'America. Io sono nero, sono gay, sono il puttano della situazione perché porto le stigmate, perché parlo degli UFO. Ma quando poi gli UFO si faranno vedere al mondo, magari faranno delle statue nelle piazze. Che Giorgio Bongiovanni era uno di quei pochi pazzi al mondo che avevano detto che esistevano queste civiltà. Quindi su questo non c'è problema, io lo so che va così nel nostro mondo. Tra qualche anno mi verranno a cercare con contratti super milionari per parlare degli UFO, perché quando gli UFO scenderanno sulla Terra, se scenderanno sulla Terra, cercheranno gente come Giorgio Bongiovanni per fare da tramite a parlare con questa razza umana un po' bestiolina. Comunque, sempre razza umana rispettabile. Non certamente andranno da quelli che dicevano che gli UFO erano metafore, erano roba da fantascienza. Andranno da quelli, se esisteranno ancora, come me, che grido che esistono. Io sono il non accettato, il Renato Zero del terzo millennio. Quando Renato Zero cantava era deriso, gli sputavano sulla faccia perché in Italia. Il paese degli ipocriti, dei vigliacchi e dei puritani, i gay erano brutta razza. Ecco, io sono oggi il gay, il negro della situazione, però come Renato Zero fu rispettato, che aveva una voce divina, per quanto gay e puttano, Bongiovanni avrà le stigmate, è un pazzo scatenato, però sulla lotta alla mafia non si può dire niente. È incorruttibile. Se il paragone me lo fate passare, mi sento così. Beh, se è dalle opere che si riconoscono le Cosa potevi persone. dire alla voce di Renato Zero, per quanto si travestiva ed era scandalo per tutti i cattolici perbenisti italiani? Se lo ascoltavano di nascosto. Si mettevano le canzoni mentre la moglie, la fidanzata, la mamma e la nonna non c'erano per ascoltare quella voce straordinaria, quell'artista divino che però aveva quella sua forma di vita tutta particolare, si travestiva, era gay dichiarato. Io sono uno stigmatizzato, mi travesto, mi coloro le mani, i piedi, secondo loro. Per me sono dei miracoli dell'altro mondo. E mi invento gli UFO. Secondo loro, per me è una grande verità.
lo dimostrerò nel tempo. Adesso devo solo sopportare questi insulti. Però sono contento che non possono attaccarmi nella lotta alla mafia perché fino ad oggi, grazie a Dio, siamo abbastanza integri. E questo è fuori discussione, credo. Difatti, gli attacchi che vengono rivolti non trovano appiglio da nessuna parte. E comunque sia, il tempo sicuramente sarà galantuomo, ecco. Certo, Carlo. Rivelerà, quello che è la vera natura e il vero spirito che ti porta a te e naturalmente tutti coloro che sono nella redazione con te, lo ricordiamo perché il vostro è un lavoro difficilissimo. Che vi espone non solo a mille critiche, ma vi obbliga anche a moltissimi sacrifici, per cui sarebbe opportuno forse che trascorressero con voi 24 ore, giusto appunto per rendersi conto di come viene svolto il vero lavoro antimafia. Giorgio, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dare, ti lasciamo al tuo lavoro perché sappiamo che è decisamente impegnativo e sempre più pressante. E speriamo di poterti avere quanto prima di nuovo ospite in trasmissione, magari per tutta la sua durata, se per te fosse Grazie, sì, possibile. volentieri. Domani vado in Austria perché sabato parlerò delle mie visioni e delle mie provocazioni, del mio essere trasformista. Mi travesto dietro questa maschera, diceva Renato Zero. Ecco, io sono stigmatizzato. Parlerò degli UFI, di queste cose assurde, pazzesche, e mi diverto un po'. Così poi Non torneremo. basta parlare del lato oscuro della luna. Antonella. Sì, poi ritorno a Palermo e ritorno a fare il giornalista antimafia. Antonella. Sì, Massimo. Ecco, no, una precisazione, visto che sono testimone di quelle stimmate da parecchi anni, l'ho documentata anche per televisione, vorrei appunto dire ai colleghi giornalisti che tanto hanno da dire appunto su chi si attaccano, sulle stigmate, sugli UFO, sull'esperienza insomma di Giorgio Bongiovanni, che questa cosa che lui ha nel suo corpo è documentata dalla scienza internazionale e non dal piccolo chimico che abbiamo visto in una rete privata di Milano nazionale. Punto. Massimo, il gioco del piccolo chimico piace a tanti, soprattutto ai bambini, quindi lasciamoglielo fare. Sono le opere quello che contano, quello che fa una persona. Quando uno ci Aspetta. mette la faccia, come fa Giorgio, e mi arrogo il diritto di dire nel nostro infinitesimale piccolo, anche noi, credo che non ci sia nulla da poter commentare ulteriormente. Rimangono quello che sono, però Giorgio sicuramente andrà avanti per la sua strada e noi lo sosterremo come abbiamo sempre fatto sino ad ora, più di prima Grazie naturalmente. cara, grazie al dottore Mi associo. e a tutti gli amici in ascolto, a Radio Saiuz, al suo direttore, a Massimo Bonella, Rosario Moreno, insomma un abbraccio a tutti, va per far prima. Ciao Giorgio. Ciao Ciao Giorgio, Giorgio, buon grazie. lavoro. Grazie. Un abbraccio, un abbraccio. Ciao. Grazie. Bene, introduciamo il nostro secondo ospite, Francesco Lorusso. Francesco, buonasera, grazie per averci attesi sino ad ora. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti quanti voi. Buonasera, grazie per avermi dato la possibilità di poter parlare. Francesco, noi ti abbiamo mantenuto un attimo in linea perché, come avrai sentito, eravamo in collegamento col direttore di antimafia2000.com, che è la rivista online in collaborazione con la quale questa trasmissione si realizza e va in onda. È stato molto interessante anche comunque ascoltare questa intervista. Sì, Giorgio Bongiovanni da sempre si può dire. Conduce una lotta alla mafia estrema, nel senso che non si è mai allontanato dalla prima linea. E quello che è accaduto, le notizie che sono giunte rispetto a Pino Magnaci, che per molti ragazzi anche della Sicilia era un riferimento, è stato davvero un duro colpo per l'antimafia. Però noi abbiamo chiesto a te di partecipare perché vogliamo raccontare, vogliamo che tu ci racconti la tua storia. Perché a fronte di un'antimafia fasulla o di salotto c'è quella reale, quella che si fa tutti i giorni, quella che fanno le persone come te. E, ecco, non voglio dire altro, vorrei che fossi tu, Francesco, a raccontare la tua storia, quella della tua famiglia. A te. Beh,
Buonasera a tutti, io sono Francesco Lo Russo. La mia famiglia era fino a poco tempo fa una famiglia normalissima, di grandi lavoratori. Il mio papà ha aperto questa attività, l'attività che io sto portando avanti all'incirca 50 anni fa, una famiglia normalissima come tanti altri, con un quieto vivere nella normalità, con i classici problemi che abbiamo tutti quanti noi gli italiani, riguardanti le tasse, tutte le situazioni, però una famiglia molto molto normale. Ecco Francesco, diciamo che tu e tuo papà avevate questa attività in provincia di Bari. Sì, provincia di Bari, a Trigiano, precisamente a Trigiano, 8 km da Bari. Quando all'improvviso, una notte, 16 marzo, sono stato chiamato a mezzanotte, dove un mio collaboratore mi diceva ci sono i pompieri al bar. E da lì è iniziato il mio incubo, la mia trasformazione di vita quotidiana. Io sono sposato ho tre figli, quindi lascio immaginare tutto quello che è successo a una famiglia normalissima da quella notte in poi. Io avevo appena finito di restaurare il bar da una settimana quando sono stato chiamato appunto il 16 marzo a mezzanotte, dove mi dicevano che c'erano i pompieri al bar. Mi sono precipitato e ho visto andare in fumo l'investimento fatto una settimana prima. Avevano praticamente appiccato, mi avevano lanciato, avevano messo parecchia benzina all'interno del laboratorio e avevano distrutto praticamente tutto il laboratorio. Però non mi sono fatto, non ho avuto nessun tipo di timore. Immediatamente, a distanza di qualche giorno, mi sono riattivato, quindi avevo quasi risistemato il tutto, e a distanza di 10 giorni ho avuto il secondo attentato, solo che il secondo attentato è stato devastante, perché il secondo attentato sono entrati, hanno sradicato la serranda, sono entrati e hanno distrutto completamente 50 anni di vita. Mi rivolgo a mio padre, perché comunque l'apertura, anche se gestivo tutto io, però l'apertura di 25 anni fa è stata merito suo. Quindi lascio immaginare adesso un po' a voi, un uomo di 80 anni distruggere il suo bambino, ecco, quello che possiamo definire la sua attività, il suo bambino, perché lui era tutto per l'attività. Quindi è stato un crescente di depressione nei confronti di mio padre, perché comunque giornalmente, ogni qualvolta entrava nel locale, perché comunque è il periodo di assicurazioni, inquirenti, quindi che un via vai eccessivo di gente nel locale, mio padre tutte le mattine veniva, anche se io glielo proibivo, perché vedevo sempre di più il suo morale molto ma molto, giornalmente si buttava sempre più giù, anche se glielo impedivo, però lui era come un vigilante, si piazzava davanti al bar, come vedeva la porta aperta immediatamente entrava. Fino a quando, purtroppo, a distanza di un mese, ormai incominciava anche a manifestare la sua voglia di togliersi la vita. In una circostanza, purtroppo, me lo aveva anche confidato.
e ha detto adesso non ce la faccio più, non è più possibile. Anche perché, cosa molto strana, purtroppo questo accade alla gente onesta, lui si vergognava di questa situazione. Lui diceva, ma la gente cosa deve dire di me? Ma io cercavo di convincerlo, cioè cercavo, gli dicevo, papà, ma il problema non siamo noi, purtroppo a noi è successo tutto questo, ma noi non, cioè, non abbiamo nessuna responsabilità. Lui dava la colpa a me per l'investimento che avevo fatto, perché lui diceva non ti devi mettere troppo in vista, è meglio se tu pensavi soltanto a lavorare come facevi prima e basta. Lui dava sempre la colpa a questa situazione, poi si dava la colpa anche che lui doveva dormire nel bar, perché lui diceva da quando avevo fatto questo nuovo investimento, quella settimana era comunque avevo sviluppato una curiosità da parte anche della concorrenza, soprattutto della concorrenza. E così a distanza, anche dopo avermi confidato per un paio di volte questa volontà del suicidio, purtroppo la mattina del 25 aprile ha fatto, non ha manifestato più la sua volontà, ma l'ha fatta direttamente. Purtroppo alle 5 la mattina, alle 8 sono stato avvisato io, ma alle 5 la mattina, molto cosciente di tutto, lui si è alzato, ha chiuso la porta della camera da letto dove mia mamma dormiva, ha chiamato a dei nostri parenti in America, solo che questo mio zio non ha capito nulla, perché mio padre piangeva, e dopo, sicuramente subito dopo, ha fatto quello che ha fatto. E purtroppo di lì è scaturita una serie di circostanze, cioè la paura di andare avanti, la paura di non voler fare più niente, però comunque dentro di me è scaturito anche il riscatto di voler fare qualcosa. Vabbè, certo, se da una parte hai dovuto naturalmente sostenere il peso del suicidio di tuo padre, il peso l'enorme responsabilità di dover riavviare tutta l'attività, perché comunque avete sempre vissuto di quello, e si può dire che praticamente tu sappia fare solo quello, per cui ecco, l'ipotesi di vivere di altro certo non era stata presa in considerazione, però assolutamente ecco, era solo in considerazione il fatto di voler andare via da qui, perché comunque la paura era tanta, perché comunque all'improvviso una situazione del genere, assolutamente, io non me la sarei mai aspettata, quindi comunque il primo impatto da parte mia è stata quella di andare via, di scappare. Però ed è stata dopo, una reazione umanissima, certo. Sì, è stata, infatti, da parte di tutti, credo che la prima volontà è quella di scappare, però poi soffermandomi e riflettendo bene, comunque vedendo i miei figli, tre figli, cioè, io non devo scappare da nessuna parte, mi facevo delle domande e risposte, ma non sono io quello che devo scappare. E poi è nata grazie all'avvicinamento di Libera, quindi grazie a questi ragazzi in me è scaturito un meccanismo, quindi pian piano mi sono avvicinato all'associazione, ho creato un presidio di Libera su Trigiano, e parallelamente avviavo anche la mia attività che inaugurerò. Inaugurerà il 18, vero? Il 18 maggio, sì. Ecco, però come prima un semplice bar, sarà un presidio? Esatto, sì, sarà un presidio di legalità.
Il mio scopo è quello di cercare di divulgare all'interno della mia attività un progetto culturale dove comunque divulgare a tutti quanti la possibilità di potersi documentare, perché noi abbiamo bisogno di documentarci, noi abbiamo bisogno di aprire la nostra, i nostri orizzonti, aprire la nostra mente, non restare sempre chiusi, ma cercare di studiare qualsiasi tipo di fenomeno, quindi di divulgare la cultura della legalità a 360 gradi. E cercherò all'interno del mio locale, dove ho adibito a una saletta anche con diversi libri proprio sulla cultura della legalità di Falcone, Borsellino, di Peppino Impastato, di Don Ciotti, appunto, cercare di dar modo a tutti quanti di potersi istruire e poter cercare di divulgare tutto questo, comunque con la possibilità anche da parte mia del lavoro, comunque di continuare quello che io ho sempre fatto e che comunque amo fare. Quella è l'unica cosa che mi ha insegnato mio padre, quello di lavorare, fare dei sacrifici. Aiutarti con la tua certo, è chiaro. Chiaro, è solo quello, perché comunque io sono nato nel bar. Quindi io mi auguro, l'investimento è abbastanza notevole, mi sono impegnato tantissimo, è stato tutto molto ma molto difficile trovare finanziamenti, trovare, grazie comunque alla collaborazione della mia famiglia. Francesco, ci sono state... Trovare. Grazie, non ho capito. Non sento, non ho capito. Ti chiedevo se ci sono state delle indagini. Ti chiedevo, Francesco, se ci sono state delle indagini. Le indagini sono ancora in corso. Al momento non ho nessuna informazione ancora. Io tutto ciò che ho potuto dire perché comunque è tutto contro ignoti. L'unica cosa che mi posso permettere di dire alla fine, perché comunque non c'è nulla, non c'è mai stato nulla, credo che sia una questione di gelosia, cioè non vedo nessun'altra strada, assolutamente. Io però non posso esprimermi più di tanto perché le indagini sono ancora in corso. Noi abbiamo cercato di collaborare con le forze dell'ordine, non mi sono tirato indietro a nulla e continuerò a non tirarmi indietro assolutamente a nulla. Ormai ho deciso di camminare a testa alta, perché comunque è giusto che sia così, è giusto denunciare, è giusto cercare di trovare sempre la legalità a 360 gradi. Francesco, sì. C'è qualche altro esercizio commerciale che lei sappia nel suo paese che ha subito gli stessi attacchi che ha subito lei? Beh, un paio d'anni fa due o tre locali hanno subito più o meno la stessa cosa mia. A me è stato molto ma molto più evidente, perché è stato un doppio attentato in pochi giorni. Proprio ieri ho saputo anche un'altra cosa, che qualche sera fa è stato piccato il fuoco, è stato, non so precisamente se una bomba carta o ha piccato il fuoco a un locale, però era vuoto questo locale, però hanno cercato di distruggere un'attività, ecco, non posso andare oltre perché comunque non si sa nulla, io l'ho saputa tramite altre fonti, hanno cercato di pensavano che fosse
pensavano ci fosse del materiale all'interno di questo locale, hanno dato fuoco proprio 2 o 3 notti fa. Quindi il fenomeno non è proprio isolato come si pensa, ma noi comunque viviamo in un territorio dove c'è abbastanza delinquenza, c'è abbastanza. C'è un buon tasso di delinquenza perché c'è un basso tasso di cultura rispetto... Esatto, ecco, questo è quello che io mi sono... mi aggancio alle sue parole, a quello che ho detto prima io, cercare di divulgare la cultura della legalità è proprio questo, perché comunque in posti dove c'è un basso tasso di cultura il fenomeno di delinquenza aumenta. Ecco, diciamo anche che questo avviene nei posti dove c'è un basso tasso di occupazione. C'è un basso tasso di occupazione, certo. Ecco, soprattutto quando c'è un basso tasso di occupazione, quello che stiamo vivendo noi, soprattutto nei nostri posti, soprattutto in Sud Italia. Ecco perché l'aumento di criminalità, perché comunque i ragazzini, noi abbiamo purtroppo il fenomeno della microcriminalità, e purtroppo i ragazzini a 16 anni, 17 anni, 20 anni, pensano soltanto ai soldi facili, pensano a guadagnare perché devono andare in discoteca o perché si devono poter andare a consumare i soldi al ristorante, quindi è troppo semplice immediatamente con un spaccio o qualsiasi tipo di cosa guadagnare quei pochi soldi per poter alla fine fare qualcosa per loro, quindi la discoteca, il ristorante, il motorino, le spese quotidiane che comunque lavorano, quindi non hanno la possibilità del lavoro, sfruttano alla delinquenza, fa comodo questo tipo di disagio e ne approfittano. Questo certo, è il problema. Ci vorrebbe un'azione come quella che svolgeva Don Pino Puglisi, che proprio per questo, è stato ucciso proprio davanti alla sua chiesa. È un discorso molto importante, nel senso che non va mai abbassata la guardia, non bisogna mai assolutamente mollare la presa. Abbiamo voluto che tu, Francesco, raccontassi questa storia proprio per lasciare intendere, per far capire che non è detto la debbano sempre aver vinta, perché un'altra cosa che gioca a loro favore è il grande senso di rassegnazione. Molto spesso non si denuncia perché non ci si sente sufficientemente supportati, perché si ha paura del giudizio degli altri, un po' come è successo al tuo papà, che ha sentito molto il peso dell'opinione altrui. In realtà, dicevi bene tu, non siete voi a dover lasciare la vostra realtà, a dover lasciare Trigiano, ma bisogna fare in modo che siano loro ad andare via da Trigiano, da Bari, dalla Puglia, dall'Italia, dal mondo. Perché mi piace sempre ricordare le parole di Giovanni Falcone, che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Per cui noi vedremo la fine di questo fenomeno, proprio perché ci saranno persone anche come te, naturalmente, che con l'esempio, il lavoro e la tenacia perlomeno, ecco, gli renderemo le cose difficili. Questa è la nostra soddisfazione. Bene, Francesco, noi ti ringraziamo, grazie per aver voluto. Io ringrazio voi. Devo dire una cosa, Francesco. Ti ringrazio vivamente. Visto che io il vostro paese lo conosco, ho visto che dopo ci sarà... Non ho sentito. Ci sarà una competizione elettorale, però. Pronto? Ci sarà una competizione elettorale per eleggere un sindaco. Non sento bene. Francesco? Sì. Ci sarà fra poco una competizione elettorale per eleggere il vostro sindaco, il nuovo sindaco. Sì, sì. A proposito di cultura, mi vengono in mente i messaggi che sono stati lanciati attraverso cartelloni pubblicitari che ogni candidato affigge, si leggono degli inviti, delle frasi
probabilmente sono molto vicine a delle iniziative di compromesso. Credo che la cultura debba partire anche di là. Io non voto, Scusami insomma. Ugo, diciamolo chiaramente. Sembra quasi che si voglia proporre un voto di scambio. Perché la formula scelta per chiedere il voto è molto, molto simile a una sorta di voto di Credo che scambio. la cultura debba partire di là, insomma, voglio dire, il popolo, che dovrebbe poi essere, diciamo, fatto da cittadini, se non si è ancora diventati cittadini, frasi ammiccanti come queste dovrebbe avversarle, dovrebbe non accettarle. Non si può dare ad un cittadino un invito al voto fatto in quella maniera. E soprattutto non può Attenzione prevedere che il suo invito diventi una. Antonella, chiedo scusa, stai arrivando un po' male se mi ascolti. Nel frattempo riprendiamo la linea con te. Fabio, non so cosa fare per il ritorno. Lo so. Volevo scrivere che ci sono i complimenti di Marco Grilli per Francesco, per il coraggio di Francesco. Proviamo a sentire se ci sei, Antonella. Benissimo, Io ci sono. ok. Ok. Dunque, stavamo dicendo che il voto di scambio proposto fa passare quasi quello che è un diritto del cittadino come una concessione. Allora, probabilmente, la vera azione di cultura dovrebbe iniziare per una volta dai vertici e non dalla base. Soprattutto dai vertici dovrebbero iniziare, soprattutto. Anche se non dobbiamo dimenticarci che se loro sono lì, è perché qualcheduno ce li ha mandati e quel qualcheduno siamo noi. Per cui ognuno deve, come dire, fare un piccolo esame di coscienza, no? Ma nel quotidiano, io intendo, nelle cose semplici, perché l'antimafia parte da lì, parte dalle scelte che ognuno di noi fa ogni giorno, come la tua, come quella di tanti altri imprenditori che in questo paese hanno avuto comunque il coraggio di contrapporsi, di denunciare e di andare avanti, rinunciando anche se vogliamo a una vita agiata, a una vita tranquilla. Una vita così te la dà il compromesso, però ci perdi la faccia, insomma, no? Bene, Francesco, noi purtroppo non potremo venire a trovarti il 18 maggio perché è di mercoledì e come tu ormai sai, siamo alle prese con le nostre trasmissioni, ma sicuramente ci vedremo molto presto. Ci vedremo Io molto sono presto. sempre piacere vostra. Sarà per me un onore, un piacere Grazie, avervi nella mia Francesco. serata. Grazie e saremo da te con la nostra. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Grazie, Buon saremo lavoro. da te, Francesco, con la nostra videocamera e avremo modo di far vedere quello che si può fare con la determinazione e il coraggio. Grazie e tanti, tanti auguri, davvero. Arrivederci, Grazie, Francesco. buona serata. Buona serata a te. Bene, sono le 22:54. Se Marco vuole intervenire, vuole dire qualcosa, noi apprezziamo il fatto che tu abbia fatto i complimenti a Francesco. È una storia piccola, una storia di provincia, ma crediamo abbastanza significativa. Massimo, se ci sono aggiornamenti, magari li vuoi dare adesso? Sì, allora riprendo la linea qui da Venezia, Radio Favaro Veneto, anche se nel frattempo vedo che sta entrando l'ospite che state aspettando. Dunque, aggiornamenti. Beh, intanto vi do la notizia che sulle frequenze di Video Telecarnia, il 690, per tutto l'Alto Adriatico, sta andando in onda uno speciale che il sottoscritto l'ha curato, Pianeta Oggi Reporter, che andrà in onda anche qui su Sirius TV, diciamo sul settore televisivo, che ricorda il quarantennale del terremoto del Friuli. In corso c'è un'intervista a Gilberto Cossettini e sua moglie Paola, anzi ecco, sta per finire adesso. Questa è la prima parte, la prossima settimana ci sarà la seconda parte con la testimonianza raccontata da Paola. Va in onda, lo ricordo, ogni mercoledì sera intorno a quest'ora e alla stessa ora di sabato. Detto questo, veniamo ai nostri aggiornamenti, se c'è qualcosa rapido. Dunque, vediamo se vi possiamo dare al volo intanto che voi sistemate il collegamento.
Dunque, abbiamo la redazione che è in movimento stasera. Dunque, vi posso dare questa notizia che ci è arrivata in serata. Dunque, Cagliari, marito e moglie, 67 anni lui e 62 lei, sono stati trovati morti nella loro casa a Settimo San Pietro nel Cagliaritano, forse uccisi durante una rapina. Entrambi i corpi hanno ferite inferte con armi da taglio e bastoni o mazze. Ancora ignota la data della morte. A scoprire il duplice delitto è stato il fratello della donna che non vedeva sorella e cognato da un paio di giorni ed è andato a cercarli a casa. Si cercano i due figli adottivi della coppia, un 28enne e un 24enne, entrambi bielorussi. 22:56, restituisco la linea a voi di Bari. Marco è Antonella. con noi, Antonella. Antonella, se ci sei, batti un colpo, attiva il microfono. Grazie, Massimo. Io vedo, Rosario. Marco, vuoi dirci qualcosa? Hai ascoltato la storia di Francesco? Ora. Il microfono è già attivo, Rosario. Sì, va bene. No, perché non arrivava la voce. Purtroppo credo ci Sì, sia sì. qualche problema di linea. No, secondo me è proprio Ora Skype, arriva? infatti, ma vai tranquilla. Ok, allora chiedevo a Marco se ha ascoltato la storia di Francesco e cosa ne pensa, insomma, una tua opinione, un tuo parere. E soprattutto mi chiedo, Marco, ma anche dalle vostre parti accadono cose di questo tipo? Sì, anche se intanto buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto, perché oggi è la giornata dei microfoni. Sì, oggi è una giornata no. Dalle nostre parti non ci sono atti intimidatori di questo genere, o perlomeno non se ne conoscono in modo così diffuso ed usuale come nel Mezzogiorno di solito. Però dalle nostre il mitico Nord-Est è sotto attacco anch'esso dal punto di vista economico. Da noi viaggiano molto bene le minacce a cartelle esattoriali, come dire. C'è stato un ciclo di cartelle pazze cosiddette che ha spinto diverse persone a gesti abbastanza estremi, piuttosto che difficoltà imprenditoriali, anche non necessariamente legate alla criminalità No, organizzata. anche dalla nostra parte. Mi sentite? Perché io adesso continuo a sentire dei No, problemi. no, dei problemi arrivano ad Antonello, purtroppo ci sono dei problemi di collegamento. Sto cercando di Sì, Marco, vai fare tranquillo quello che che tu posso, stai Rosario. arrivando bene. Sì, lo sento, Antonello. Quindi ora non ci illudiamo, perché anche da noi è presente la malavita organizzata, tra le altre cose, funziona anch'essa, anche se non con il pizzo come da altre parti o con altri tipi di attività, diciamo, illecita, che poi presuppone anche la violenza per avere ragione dei commercianti piuttosto che degli imprenditori. Ci sono n altri modi di usare violenza all'impresa locale e devo dire la verità che purtroppo il grosso dei problemi arriva dalla mancata assistenza o tutela che lo Stato dovrebbe dare alle persone che si impegnano in un'attività di impresa. Per cui, quando ho sentito la storia di Francesco e mi duole che suo padre si sia tolto la vita diciamo, la depressione, la delusione legata alla perdita della propria attività economica e chiaramente quando ha visto svanire anni di sacrificio, comunque di vita dedicata al lavoro, all'attività, un'attività dedicata alle persone, perché quella del bar o del locale pubblico, è un'attività che fai se ti vuoi anche dedicare alle persone, se vuoi allacciare dei contatti, se vuoi creare un punto di ritrovo. Dalle nostre parti ci sono i cosiddetti caffè, magari intellettuali, dove puoi leggere un libro, dove puoi ascoltare musica dal vivo, cioè ce ne sono un po' in giro in tutta Italia, per l'amor di Dio. E sono fatti apposta per creare momenti di aggregazione senza spingere la gente a frequentare la discoteca piuttosto che
località dove diciamo il malcostume è dilagante, e quindi creare anche un'attenzione verso la cultura. Quello che si diceva prima, quello che voi dicevate prima in trasmissione, è corretto. Quando tu diffondi la cultura e la cultura della legalità, diciamo la malavita attecchisce molto più difficilmente, perché quella attacca chi è sensibile effettivamente a denaro, potere, a buon mercato o pseudo tale, perché è un'illusione che poi le persone rischiano di andare a sposare. Mi sentite? Sì, 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 vai tranquillo, Marco. No, ma vorrei evitare che fossero solo monologhi miei. No, no, no. No, stiamo perché purtroppo stasera c'è un ritorno da Antonella e non si capisce perché. È tutto là. Ma Antonella, ma si sente poco. Sì, c'è un problema proprio di microfono, secondo me. No? Perché mentre arriva bene poi non arriva più. Sento proprio... Adesso vediamo se arriva Antonella. Lo senti adesso? Sento la tua voce, sentivo prima tutto un ritorno. Prova ad andare avanti. Forse adesso non più. Proviamo. Cerchiamo di andare avanti in qualche modo. Vabbè. Comunque Marco, questo, diciamo, questo processo di recupero, parliamo di cultura, di legalità, e diciamo che sono tanti i segnali che vengono dal basso. Sembra quasi che avvenga un processo al contrario, un processo, come si dice, induttivo, un processo che la gente si aspetterebbe di avere dall'alto, no? Dall'alto significa da uno stato evoluto, da uno stato acculturato. In realtà tutte queste iniziative nascono e nascono soprattutto laddove c'è una struttura, una società più martoriata. Qui nel sud, come nel Trigianese o nel Leccese o nel Brindisino o nel Calabrese, diciamo, è facile assistere a queste iniziative, in verità molto isolate ma molto tenaci, perché come vedete sorgere un papavero in un terreno incolto, questo sicuramente molto più appetitosi di quelli che nascono e vivono dove di papaveri ce ne sono tanti. Però quello che manca sempre è lo Stato, è quello che ricorriamo tutti, è uno Stato, è quello il che grande assente. È una deduzione inevitabile, che ne pensi? Ma io sono ahimè d'accordo, potrei parlare anche del mio caso personale, che non è chiaramente drammatico quanto quello di Francesco, o se vogliamo estremo in certi momenti. Però anch'io ho vissuto dei momenti di difficoltà. Io sono andato anche a lavorare all'estero per un periodo, perché in Italia non c'era possibilità di sbocco, perché volevo fare un'esperienza differente, arricchire il mio curriculum, ma soprattutto la mia esperienza umana. In tutto questo lo Stato non mi ha per niente aiutato, questo è palese. Non ti aiuta la legislazione, non ti aiuta soprattutto la cultura dell'ignoranza che lo Stato diffonde, al di là di tutti gli editti sulla buona scuola e sull'incremento della forza lavoro dedicata alla pubblica istruzione. Sono tutte pie illusioni, e anche che hanno colpito migliaia di bravi ragazzi che avrebbero voluto trovare nella scuola il fondamento della cultura della società, sostanzialmente. È lo Stato stesso, meglio i rappresentanti del nostro Stato, nella maggior parte, che ci vogliono uniformati e ignoranti, perché credo di averlo detto ormai diverse volte: laddove non c'è cultura, laddove la gente è più ignorante, è anche più manipolabile. Quindi è molto più semplice, per l'appunto, governare un paese di persone che... Scusami Marco, Marco un attimo. Massimo, per piacere, chiudi il microfono, si sente tutta la tastiera. Sembri Jerry Lewis, Massimo.
Scusami Marco, ma fra il microfono di cosa? La tastiera di Massimo, si capisce niente. Vai, ho lasciato il microfono aperto. Sì, sì. Che di solito lo chiudi per questo. Sì, Marco, infatti, scusami, vai. No, prego, prego. Tastiere pazze, tastiere pazze. E, sì, questo è quanto, sostanzialmente una riflessione amara che mi sono trovato a fare più di una volta, sia nel mio intimo che con alcune persone, anzi alcune, con molte persone. Quando mi sento Ugo che dice il movimento parte dal basso, beh, se parliamo di movimento, scusa, per estensione mi viene da pensare ai 5 Stelle. 5 Stelle è un movimento nato appunto da gente, tra virgolette, comune, cioè persone di tutti i giorni, di tutte le estrazioni, che hanno deciso di ribellarsi a un sistema corrotto nel profondo. Mi ricordo quando frequentavo l'università, iniziato nel 91 io, si parlava c'era tutto questo vociare, tutto questo chiasso mediatico sulle elezioni, la Lega che stava nascendo, sulle idee di Miglio e di un Bossi ancora abbastanza genuino all'epoca. C'era ancora una distinzione tra virgolette, se si può dire così, tra destra e sinistra. C'era ancora la Democrazia Cristiana, poi diventata di nuovo il Partito Popolare, poi eccetera 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 eccetera, e si parlava ancora di Prima Repubblica all'epoca, quando sono emersi tutti gli scandali, tra i quali più famoso chiaramente tutta l'inchiesta di Mani Pulite partita dal pool di Milano, del quale faceva parte anche Antonino Di Pietro, piuttosto che Piercamillo Davigo, che adesso è presidente della ANM per un anno, tra parentesi, Gherardo Colombo e Francesco Savrio Borrelli, che era il procuratore capo di Milano all'epoca, e poi c'è stata la debacle dei vecchi partiti intesi, quando Berlusconi poi scese in politica nel 94 sostanzialmente. E tra il 91 e il 94 nacque la cosiddetta Seconda Repubblica, che è diventata peggio della Prima Repubblica, molto peggio, perché i dati ci dicono che la corruzione sia in aumento, non sia per niente diminuita, quindi tutta questa ventata di novità che portavano i partiti pseudo nuovi poi si è trasformata in un pugno di pure illusioni sostanzialmente. Perché? Perché la gente si è omologata, perché i canali mediatici principali, come ben sapete anche voi, ed è uno dei punti di forza sui quali noi continuiamo a battere come movimento, o se preferite come laboratorio politico, politico-culturale tra parentesi, è che i flussi di comunicazione principali danno soltanto le notizie che fanno audience, che possono portare attenzione o sviarla da quelle che sono le problematiche vere. Ci siamo? Sì Marco, ci siamo, solo che fanno fatica a riprendere all'inizio quando parla Antonella. Ci sei? Sì noi siamo qui. Perfetto, allora, perché Marco avevo finito l'intervento. Ecco, è che purtroppo sì, non si sente bene. Ah, vedi che ogni tanto va via la voce di Antonella, sì. Purtroppo. Perfetto. Grazie a Ugo, assistente alla regia. Grazie ai nostri ospiti e grazie soprattutto agli ascoltatori, ai quali diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saiuz. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Bene, prendo la parola perché non si è sentito molto del discorso, quindi salutiamo tutti quanti, Antonella, salutiamo Marco, Massimo, assistente alla regia, Ugo, e salutiamo il condominio di Radio Saiuz e andiamo sul finire con la sigla finale, una sigla, piccola sigla finale. Ok. Ciao ragazzi, buonasera.